L'apparire della vita sulla terra si dà unicamente nel sonno e non richiede scelta alcuna finché perdura la disposizione celeste, così come dormiente l'ha lasciata. Nella valle destinata alla vita resta indistinguibile il sangue da ogni altra sostanza sorgiva nell'alternarsi di movimenti contrari che nella sua rete l'emozione va stringendo con un grido. È circoscritta da mura la terra, che esclude forme gemelle al fine di non ostacolare l'irrefrenabile spinta a conoscere a cui induce la vita. Nella compattezza dell'edificio che sale, ciascun corpo si sovrappone a un altro e questo precipita nel primo, determinando nell'umana creatura un tumulto di elementi inconciliabili tra loro. Si posano sulla terra gli artigli, come fanno le labbra su tutte le ferite, nell'intento di arrestare il fluire del sangue che lungo le gambe scende fino alle radici.